Buongiorno amici di Billiard Channel dal Museo Mumat di Vernio, ultimo atto di questa quinta prova Phoebus Challenge dalla Valle del Bisenzio. Avete visto le bellissime immagini della promo appena dopo la sigla. Fabian Art pronto in regia, assistito da Simone Favalli, con Tom Ruban a offrirci delle belle soggettive. Accanto a me questo signore radiante, guardate, mi sono messo anche nella posizione, guarda. Sono un po' triste perché oggi è l'ultimo giorno di questa bellissima gara. Sei triste perché poi io domani parto. E poi domani parti, quindi insomma non ci vedremo fino alla prossima prova. All'alba. Spero di poi te non vieni mai a trovarmi, insomma, no, non scendi mai. Spero di vederti prima. Dai, speriamo per Pasqua, dai. No, per andare in Inghilterra insieme. Ah, dobbiamo andare anche in Inghilterra. No. Ma quello, sai, ma dubito che tu ce la possa fare. Io ti infilerei nel Bisenzio. Marcolin quarta. Ma basta l'acqua, magari no. Mi freddo un po' i piedi, esatto. Marcolin quarta, questa è la prima semifinale di questa splendida prova. Una partita già vista, una partita dove Marcolin l'ha sempre data dura ad Andrea, però non ce l'ha, se non sbaglio, non ce l'ha mai fatta poi a prendergli l'incontro. Beh, nei quattro i giocatori davvero che più si stanno vedendo e incontrando in questo periodo. Dall'altra parte Mignolo e Camilo Gomez, partita ormai che non è assolutamente un inedito, quindi semifinale che potrete vedere a seguire questa a partire dalle ore 13, la convocazione dei giocatori. Voi, mi raccomando, per non rischiare di perdervi la diretta, cliccate e vediamo se è pronto. Perché Fabian Gomez che Achille Mignolo? Infatti mi è venuto Achille Mignolo e Michelangelo Agnello. Ho detto Camilo Gomez. Sì, infatti non mi tornava, perché tra l'altro questi quattro sono i titolari della nazionale italiana che farà una bellissima trasferta in Turchia ad Antalya. Sì, partono, inizia l'8 la manifestazione, quindi praticamente una dovranno Pasqua, solo cambiare valigia. Una Pasqua con chi vuoi, eh? Eh sì, Natale con i tuoi e Pasqua davvero con chi vuoi. E insomma, vediamo se il cannibale ha voglia di mordere ancora. Ricordate Valentina, dicelo in diretta. No, io ho capito, non importa, ho capito io Gianluca, stai tranquillo. No, ma perché io gli do sempre lo spunto per farla venire, perché magari se la farla venire di qua dalle telecamere, no? Magari la provochiamo, lei si arrabbia, viene qua e noi la becchiamo. Poi non ci pagano lo stipendio. Vieni in mezzo ai soci, vieni. Inquadra un po' qua, inquadra un po' qua Fabian. Dopo questo set di quarta su questa raddrizzata. Ora puoi inquadrarci. Oh, eccola qua, la radiosa Valentina Spada, che sorride sempre, la cosa bella di Valentina. Vederla arrabbiata non è proprio eccezionale. No, se la si chiama patatina si arrabbia. Ecco, per oggi hai finito la... Guarda lo sguardo della Vale, guarda in camera lo sguardo. Licenziato. A posto. Però chiudo in Toscana, nella mia terra. Non è poco. Dai, la partita adesso speriamo stia entrando nel vivo. Sull'europeo, sui canali social della federazione che adesso condividerò nei commenti. Nei commenti però li trovate nella descrizione di tutte le partite su Billiard Channel, ci sono i link e lì troverete tutti gli aggiornamenti, perché ci sarò anch'io con la nazionale e vi racconterò l'europeo. L'ha detto lei in diretta, avete sentito, abbiamo già trovato una sostituta telecronista. Telecronaca no, lo farò con le foto, con i video, con i vari post, la telecronaca lascio a voi, no? Non mi permetterei mai. Quindi sui social troverete la story di questo campionato europeo che vede tutte le discipline in campo. Guarda, guarda come la sono carambola. Diligente, mamma guarda. Mia, bravissimo. Ho recuperato il posto? Bene, sì. Ho recuperato il posto. Va bene, grazie. Ciao Vale, buon lavoro anche Ciao, a te. Ciao, grazie a te.
E allora 7-2 il parziale per Andrea Quarta, giocatori che non sono ancora entrati nel mood di questa partita. Vediamo se comincia da qui Andrea Quarta. E qui, questa è la classica esecuzione che ci fa vedere che il braccio del cannibale è ancora un po' freddo, perché di solito questi gironi lui li congela lì, fondamentalmente la sua non si muove. Vediamo se Marcolin ne approfitta con questo traversino a Z, questo non è messo male. Marcolin, se vuole avere una speranza di impensierire il cannibale, deve sfruttare questi momenti in cui Quarta concede qualcosa. Sì, dicevo, non era messo male, questa era una Z, soprattutto con il pallino ad allargare la possibilità difensiva, era una Z tirabile anche per distribuire le forze. L'ha fatto bene Marcolin, gli risponde Quarta con uno sponda palla in testata. E Quarta una la sbaglia e l'altra ma quella successiva no. Che noia, Andrea, che noia. 8 punti per Andrea Quarta su questo spondabiglia, 15-6 il parziale. Bricolla per Marcolin, almeno credo vada di bricolla. Sì, sì, gli aveva dato un'occhiata anche dalla parte dello spondabiglia, ma ancora non ha deciso, ecco. Ma sai che con il pallino lì non è brutto sto spondabiglia, socio. Quasi senza effetto a scorrere avanti, così. Se non gli rimane corto. No. Eccola qua. Filino sotto misura. Si poteva spingere col pallino lì, ecco perché si poteva spingere un filino di più, però tutto sommato quando lasci un gancio non è che te le puoi mettere in tasca le biglie. Gancio ben giocato da parte di Quarta, intercetta il pallino da 3. Propone questa raddrizzata lunga a Marcolin. Pure Marcolin potrebbe giocare anche di calcio, spingendo la biglia gialla verso il pallino a 3. Sì, giocando se essenzialmente crede. La gialla, perché perderà un po' posizione con la bianca. La più scarsa del voluto. Tiro, bisogna stare praticamente sul tiro. In palla, sì. E perderesti posizione lo stesso, ma un conto è perdere questo, conto è perdere un giro un po' più distante. Da guadagnare questo giro. Potrebbe anche propendere per uno striscio, Andrea, visto la posizione del pallino, ma non penso scomporrà. No, gioca il giro. No, invece gioca lo striscio. Bello, quel pallino lì messo così. Io che non amo lo striscio, un pensiero ce l'avrei fatto su questo striscio. Con il pallino così. Era bello grosso, quel pallino. In effetti era anche difficile passargli dietro, ti dirò. Andrea fa sempre il difficile, ha fatto anche questo di difficile. Disfaccio Marcolin, giù il filotto di seconda. Che strike per Marcolin. Paolo. Visto Paolo in prova a biliardo, mi sembravano i suoni giusti, i suoi di steccata. Vediamo se ci sarà la risposta di raddrizzata alla grossa di Andrea Quarta. E vediamo se lui la terrà bassa di forza per agevolare l'apertura. Vediamo se è rigido come ieri sera al biliardo, lo è meno. Molto meno, Gianluca. Però meno, sempre rigido, ma molto meno di ieri. Sì, perché a 3 questa e mezzo non avrebbe fatto sì. Neanche di 2. Intanto il replay nel 2 box del bello sfaccio di Paolo Marcolin, con cui ha realizzato 12 punti. Marcolin ancora raddrizzata. E 2 punti anche per Marcolin, si va a braccetto in questo primo set, 20 pari. Sì, è come ieri sera, un po' meno. Poi devi andare un po' più sulla scarsa o affondare un filo di più per cercare di farla sventrare all'inizio, rischi di trovare il rimpallo. A questo punto dovrebbero, vedrai che sicuramente propenderanno di più per l'esecuzione di palla scarsa, visto che la grossa non dà questa grande garanzia di incandelo di terza, perché tant'è che si cerca. Giocata a scendere, Andrea. Sì. Chiede scusa a Marcolin perché effettivamente ha tirato a scendere, è passata all'interno. Non ha picchiato troppo sopra?
volevo andare un po' più sotto per evitare questa curva dopo un angolo. Non era facile, bisogna batterla proprio, non troppo sola, lì bisogna proprio batterla sotto. Giro per Marcolin, questo è buono. Ben giocato questo giro da parte di Marcolin, 6 punti. Vediamo dove termina la palla bianca. Offre a quarta forse la possibilità di replica, non credo di Scatolino, ma perlomeno di Spondabilia. Eccolo lì inquadrato, il nuovo logo della Federbiliardo, la FISB. Addirittura di Scatolino. 2 punti per quarta. E gancio? Forse dovrà alzare un po'. Marcolin. Può arrivarci di gancio. Sinceramente io a questa distanza, se ho la lunga, tiro sempre la lunga. Il gancio lo deve alzare di gancio, credo proprio di sì. No, ma proprio come scelta, se le ho tutte e due scelgo sempre la lunga, il gancio pur essendo bello questa distanza può essere traditore. Qui lui è stato, ecco, questa è la manovra che succede quando stai, a mio modo di vedere, proprio dalla parte giusta. Lui secondo me è stato sul pallino 3. In difetto di ciò fai l'entrata massima, qui ha esagerato, poteva prendere proprio l'incastro per i birilli. E quello che voleva fare Marcolin è riuscito a farlo quarta. Buon per Marcolini, che ha sempre l'uscita di sponda palla, qui la deve rigidire bene per addrizzare la traiettoria della biglia gialla dopo l'impatto per portarla verso il pallino da 3 o perlomeno nella strada del pallino da 3. Più passa vicino a Birilli e meglio difende. Eh sì. Però Nico, mi sembra perplesso. Anche perché troppe alternative. No, ce l'ha, dai, ce l'ha comodamente la battuta di sponda palla. Ma deve marcare bene, rigidire bene. Deve partire una steccata. Io avevo paura di questo. Ce l'aveva, è passata tanto lontano dal pallino da Birilli. Sì, non, evidentemente non percepiva, perché quella lì è una battuta che va proprio percepita a colpo d'occhio, secondo me. È la sensazione iniziale che ti dice. No, devi stare più basso e devi decidere. Quarta di Garuffa sul largo. Difende. La paura con di calcio per Marcolini. Con quell'angolo lì dello stare tanto bassi, quindi con la battuta verso l'angolo, quindi è quello di entrare troppo, visto che non puoi praticamente tagliare, di saltare in mezzo al tavolo con la palla battente. 3 di calcio per Marcolin. Un'uscita al 10, il primo diamante. La corte è toccata bene. Molle questa. Su questo biliardo abbiamo visto che i tre sponde di calcio vanno, soprattutto questi squadrati, vanno dominati un po' di più di steccata, quindi evitare di lasciare andare la steccata morbida, perché tendenzialmente la palla poi si allarga progressivamente nell'impatto con tutte le sponde. Oddio, lui qui la seconda l'aveva toccata giusta, da quella posizione per uscire al 10 bisogna toccare circa al 12, no, sì, forse l'ha toccata un po' abbondante, l'ha toccata un po' più in là del 12. Quarta per prezzo in questa posizione. Sta cercando una soluzione frontale per cui probabilmente non ha proprio una porzione di palla. Invece sì, poi decide di batterla frontalmente. Il giro forte in Garuffare. Secondo me si sta innamorando troppo di questo tiro. Ma poi ci va di bricolla o di 3. Di 3 secondo me ci va. Vediamo a quanto dà il rosso. Dovrebbe essere circa 15-16 questa battuta. Così prende il 16. Infatti allarga un pochino, smolla un pochino su tutte. Lungo? No. Lungo ma non lunghissimo. Qualcosa dalla lunga? Oddio. È poca. Oddio. Ecco da qua. Molto poca. Io adoro questa di telecamera. Dalla lunga, quando ci sono i traversini, questo. Capito Fabiano, Nascimento piace questa.
pallino da tre per Marcolin sul pieno della contraria. E biglia bianca lasciata in un mezzo neutro, vediamo, giro ad andare avanti per quarta, devo stare attento a non schiacciarla. La molla benissimo Andrea, tre birilli per lui, e guardate la gialla, e aspetta, mamma mia Andrea quarta, tiro più bello dell'incontro, super questo. Capolavoro di Andrea quarta, una volta si andava in buca. Sì, questa faceva flop. Plop. Beh. Questa non ha davvero un difetto. Che invidia. Marcolin in accosto dopo lo sponda palla. Partita un filo lungo. Oddio, da lavorare questo. Ma d'altronde. Giocherà probabilmente un traversino di prima a venire al 25 con la battente dopo aver toccato la corta. Ah, addirittura ce l'aveva di palla ancora più grossa. Sul largo questo traversino. Era così puntato, eh? Avevo visto più angolato. Forse era perfetta, sì. Solo una presa di palla troppo sullo scarso. Vedi, io su questo sponda palla sinceramente non mi avventurerei, andrei di 5, bravo Paolo. Sono assolutamente d'accordo con questa scelta. Dà molta più garanzia. Corto. Non bisogna rimanere corti. Adesso si avvicina la gialla alla sponda. Insomma, se la deve guadagnare questa Andrea. P3 e mezzo, vediamo se la gioca. Ma se la gioca 4. Bravo. Ecco, guardate il paso doble. Grazie Andrea, perché ogni tanto in sala per me è oggetto di diatriba questo traversino. Ora, sperando che alcuni dei miei amici della sala vedano questo video, vedete che c'è traversino, ma con la mano lì l'ha rinunciato, e si chiama Andrea quarta, che potrebbe tirarlo anche sul biliardo accanto. Lì rischi di fare un macello con la palla colla. E allora non sei convincente, socio, non ti vengono dietro, hai bisogno dell'aiuto di quarta per convincere. Sì, sì. Ci sta. Non di gancio, pensavo vedesse una porzione per il pallino da tre, Andrea. Ma... E Andrea. Se si gioca il gancio così. Sembra giocare al gatto col topo, Andrea. Appena si riavvicina a Marcolin, gli pianta subito un capolavoro. Di cavare tentativo la steola. Di steola per Marcolin. Deve stare sulla poca. Qui bisognava che ci arrivasse tanto di effetto. Sì, e anche più piano di così. Oddio, non era proprio di misurissima come esecuzione, però mi sembra abbondantina di forza. Il pallino 3 per Andrea. Dovrebbe portarlo a 45. Vediamo se riesce a marcarlo. Bravo, era da guadagnare, non era banale questo pallino. Colin, vediamo se giocherà questo pallino di terza. Oppure... è difficile farla crescere fino al pallino di terza passata. Rischi di levarlo subito. Può anche pensare di tirarci addosso, ma non è. Ha messo pure bene. Di tirare le 5, guarda anche. È tanto brutta di calcio, eh? A me sembra bella questa. Stacca tanto, eh? Appunto. Quindi la deve prendere scalza, ritorna al pallino da 4. È che poi dopo, se impatti col pallino da 4. Ma guarda, si può anche. È più facile da non fare che da fare col pallino. Se fa i birilli, non lo fa il pallino. Se tira di calcio, secondo me. Ma di prima? O di calcio? No, di calcio. Se fa i birilli, non lo fa. Ho solo 4 punti. Questa è una delle poche notizie positive per Marcolin. 37-49. Questo è uno dei giri che Paolo tira meglio qualora lo giocasse.
giro che ha proprio nelle corde naturalmente a portare la battente intorno al 10. Un attimo scarso, se no bassa di forza per tutelarsi dall'errore, dall'eventuale errore sullo stretto. Una buona esecuzione comunque visto la distanza delle biglie. Scappa via questa garuffa a quarta. Sì, lì strette non ne, in quell'angolo lì strette non ne abbiamo, viste. Ne sfaccio per Marcolino. Lascerà andare il braccio, palla scarsa praticamente senza effetto, quattro lunghe. Un po' per presso quarta per questo errore di garuffa. Tocca con un filo d'effetto comunque. E la lascia lì. Che è l'errore giusto del tiro peraltro. Difficile con un biliardo che con la prima che tende a insaccare così tanto diventa un tiro difficilissimo questo. E la prima sponda non gli dà l'angolo, il primo impatto con la corta non gli dà l'angolo verso il centro della corta opposta. Quarta nel tentativo di prendersi almeno un birillo per portarsi a 51, non ci riesce. Marcolin qui deve lasciare andare il braccio per questo sfaccio che potrebbe portarlo per primo in chiusura. Con il problema solito. E qui ti devi affidare un po' alla buona sorte, cioè farlo bene e poi dopo se biado ti preme metti anche a posto. E infatti vediamo se passa dal rimpallo, non passa dal rimpallo per pochissimo. Si è sostenuto tanto e non è passato. E se avesse spinto lo prendeva proprio pieno. Si è sostenuto per farlo aprire. Sì, no, ma più che altro secondo me qui ha sempre la stessa tendenza. Sì. Di andare sullo scarto. Meno male che c'è il nostro Maurizio. Maurizio, tutte le volte ci vizia grande troppo. Maurizio, oltre a sistemare alla perfezione i biliardi, guarda un po'. Guarda là, è arrivato anche il pasticcino. No, troppo Maurizio. Due punti per Marcolin. Guardate qua. No, questa inquadratura qua ce la devi fare, Fabian, perché ringraziamo Maurizio live. Anche col bigliettino, anche col bigliettino. Addirittura, guarda, è un pensiero per noi. Per guarda qua, anche col bigliettino. A essere fortunati, ragazzi. Di Maurizio ce n'è uno e ce lo teniamo stretto. E soprattutto tu mangiati i tuoi. 49-39, intanto una serie di errori per entrambi i giocatori. Errore che non è questo è un gran bel giro di Marcolin, rosso solo, fantastico Marcolin, tutto pari a 49. Sì, il gioco è stato piacevolissimo finché non è andato sul lato lungo del tavolo, che effettivamente entrambi i giocatori devono trovare un po' la quadra. E adesso si ritorna nello standard di bellezza del gioco, della schermaglia. Bricola di quarta sul largo, apertura in difesa trasversale. Marcolin qui più di qualche grattacapo per salvarsi. No, e soprattutto ci va di bricola, questo era bello anche veloce. Bravo. Grande Paolo. 4 punti, le biglie terminano in parificazione all'altezza del secondo diamante. A giocarla così è fantastico. Sì. Quarta. Finezza, quarta su questo traversino. E che finezza, è riuscito a farla larga.
C'è l'entrata? Sì, dai, di due. Ma ne vedo molto, molto. Va di sponda palla. Palla. E lo fa Marcolin, vediamo se fa tre birilli. E chiude Marcolin con questi tre birilli di sponda palla. Fantastico, Paolo Marcolin. Che chiusura, Paolino. Un giro da 10, una bricola da 4 e uno sponda palla da 8. Parziale devastante di Marcolin. 1-0. Pubblicità. Nasce tutto dalla materia. Un apparente mondo di possibilità, visto da pochi, per pochi. Quando qualcuno entra in quel mondo, con la mente e il cuore, si chiama artigiano. La materia iniziale diventa così un capolavoro di forza, resistenza, equilibrio. Non chiamatelo gioco, il futuro del campione è scritto solo se fatto su misura. Uno a zero per Paolo Marcolin. Un grande avvio di Paolo e soprattutto un grande finale di set. Sicuramente un errore di Andrea importante su uno sfaccio dove ha realizzato zero e trovato rimpallo. Quarta rientra subito nello standard. Apre le marcature con sui birilli con questi 13 punti. Aveva realizzato 3 Marcolin sul duomo di 3 di risposta all'acchito di quarta. Vediamo se Paolo riesce a non perdere subito contatto con il campione pugliese. Ma qui la deve sganciare di 3 corse per andare al centro con entrambe le biglie. Via il filotto Marcolin. Paolo lo sa, perfetta questa palla, appena lunga, vedrete che la battente tenderà a guadagnare il centro, però l'ha tenuta dentro. 10 punti, 13 pari, botta e risposta. Finezza quarta, riesce a marcare il pallino da 4, che non è poco. Gli sposta abbastanza la traiettoria della biglia battente, tanto da lasciare a Marcolin forse anche l'occasione per uno sfaccio. Secondo me la vede tutta la sfaccio. Questa è la porzione dello sfaccio, quindi c'è. E l'alternativa potrebbe essere andare a giocare a nascondino dietro al pallino da 3. No, se ci crede ci prova Marcolin, oppure se, se si alza sul pallino da 3. Se si alza il pallino da 3 può fare ste ola brutta. Paolo va a guardarsi questo impatto, se lo sta valutando prima da 4 sicuramente. E al limite poi se lo valuterà da 3. Solamente da 3 Gianluca. Se lo alzi diventa. Sì, ma è lontana, perché poi dopo se devi prenderti un rischio. Tira forte, lo cerca dalla corda. Secondo me fa bene a tirare lo sfaccio. Ma perché non sai quando ti ricapita un'occasione così, capito? Sì, comunque qui ha tirato fuori una qualità di steccata maiuscola. Sì, sicuramente, e a prenderla grossa l'ha preso sopra. Lui secondo me ha fatto il conto che se la prende più scarsa la prende proprio nell'incastro. Sì, sì. E quindi per quello che l'ha tirata. E quindi poi dopo va via il pallino, certo, fa il cambio palla. Giro per quarta in risposta. 4 punti per il cannibale. Comunque Marcolin è un raddoppio da 10, uno sfaccio da 10 e un altro sfaccio da 14. Insomma, media 12 per Marcolin. Ne ha tirato uno quarta da 13. Sì. Qui scappa via questa garuffa anche a Marcolin. Sulle mezze c'è da tagliare di più comunque, Non c'è verso. Quarta, vediamo se ha messo in ordine anche la sponda di sotto.
sempre due punti, non riescono entrambi ancora a trovare una giusta steccata per aprirla di terza, però rimane lo stesso una gran bella conclusione da parte di quarta. Non ho guardato, e adesso la guardo, la classifica di Paolino. Marcolin è 22esimo con 81 punti e mezzo, l'abbiamo detto ieri sera, pari punti con Capasso e con Triunfo. Intanto scusami, Marcolin al volo nel cuore del castello, 4 punti. Tanto 60 punti di per mettersi tranquilli la stagione, al minimo per lui, che aveva giocato benissimo ad Arco di Trento, un buon risultato per lui, però per quanto riguarda le prove all'italiana aveva sempre perso al primo turno. Quarta di 5, si salva egregiamente su questa situazione e costringe tra l'altro un'altra volta al volo Marcolin. Potrebbe andarci anche di candela, anche se con una candela molto scoperta decide di rimanere sempre sulla strada al volo, sempre dalla lunga di sinistra. Qui la prende troppo scarsa, non si salva Marcolin, vediamo come terminano le biglie. Con questo pallino che disturba quarta. Dicevo invece quarta, peggior risultato in questa stagione all'italiana, la semifinale dell'ultima prova di Lucera, dove perse con Achille Mignolo, vincitore al Re d'Italia di Salerno, invece in finale con Marcello Di Lena. Non riesce ad aprire questo angolo quarta, e questo errore è dettato solo dal fatto che era scomodo. Sponde biglia per Marcolin. Scatolino. E lo centra perfettamente Marcolin, 2 punti, e sistema la sua biglia molto vicina alla sponda lunga, non lascia ad Andrea lo spazio per la bricolla, quindi dovrà andarci di gancio. Adesso ordinatissimo Marcolin. Ma sono ordinati entrambi. Stavolta questa partita sono stati perfetti entrambi, perché al di là di qualche errore prima sul lato lungo del tavolo, adesso perfetti, perché gliene è capitato un paio a testa. Quarta Marcolin media 12, mentre quarta ha fatto un 13 e un 2 di seconda e terza, a risalire bene di 3,5. Mentre continua ancora la sua marcia verso il castello Marcolin su tutte le conclusioni indirette, anche di striscio. Devono solo mettere a punto ora le mezze garuffe e basta. Sì. Poveri. E i filotti a incandelare di terza, soprattutto verso la sponda bassa. Sì, vabbè, quello. Però un momento che fai due e la riporti sopra è un errore, tra virgolette, relativo. E gli risponde subito Andrea, 4 punti di bricolla. Stanno giocando una grande partita, Bricolla per Marcolin in risposta con la di quarta, anche lui a segno. L'altro, i birilli più belli per conservare il gioco in difesa trasversale. Qui quarta dovrà andarci veloce di due, perché di tre tra l'altro il pallino ma la gioca da fondare. Affondare di due è alta per giocarla veloce. Poteva pieno essere della palla. Una parte di ragione del tiro, doveva arrivare praticamente dentro il castello con la sua. Non ci riesce Marcolin sulla punta della stecca, e qua la deve giocare male, cioè secondo me la deve giocare a non pensare che la gialla è lì, quindi che va indurita, ma la deve mandare fuori un po' e farla rientrare. Esatto. Ci deve piantare una. No, ma basta che non la irrigidisca, se no prende il due dentro. Ma così, se dicevi così o incrociare? Così. No, così. A incrociare abbiamo visto che è roba brutta. Per incrociarla bisogna mettergli l'effetto dentro. Guarda che nonostante tutto ha preso due interno. Vedi come è uscita stretta dalla sponda la palla? Giocandola così però ti tuteli, perché c'hai anche il goccio di effetto che ti dà una mano a non piantarla.
Ottima questa esecuzione. Media 12, continua nella media 12 Marcolin sulle palle frontali. 53-27, straordinario Paolo Marcolin che adesso ha anche l'opportunità della chiusura. E portarsi sul 2-0. Non prende l'angolo, prende il girone. Tra l'altro l'ha sbagliato, lo doveva sbagliare un po' di più per fare il girone. Non, sì, non era nella posizione per tirare o uno o l'altro. Sì, poi sul biliardo nuovo, insomma, sul biliardo battuto sarebbe stato nella posizione per fare l'uno o l'altro. Tanto quarta capitalizza l'errore, forse, di Marcolin con questi 8 forse punti. Nemmeno Nico doveva nascere, sì, doveva dalla chita del pallino, deve essere un po' più basso, però sul nuovo forse 4 punti li puoi, sì, sul li battuto riscorso, li puoi fare, ruscoli, sì, sì. Cioè, ecco. Marcolin lascia questa garuffa, eccoci, dramma, biglia subito, libera, 37 quarta, 53 Marcolin, biglia libera per quarta, che dopo aver rischiato di perdere praticamente a 27, adesso si trova la palla per accorciare e rimettersi quasi alla ruota di Marcolin. Quarta, scoppia il castello. Ah, così non l'avevo mai visti cadere, Ganzo. Sei all'andata e poi tutto giù per terra con lo split del bowling, eh? Fantastico. È l'effetto del bowling. La FISB. Vedi che quando vuole sta attento, Fabian ci dà degli spunti. Ovviamente me lo sono detto da solo. No, però l'ha detto anche lui, dai. Diamogli merito. Dai. Sempre lui. E Marcolin. Vediamo se si prende un birillo che lo porterebbe a 55 e rimane a 53. Bricola che sul largo però avvicinerebbe parecchio la biglia di quarta al pallino da 4. Entrambi gli obiettivi non li ha. La forza è bella. Lui l'ha tirata a non mollare il 4. E qui giustamente un'occhiata fugace gliela dà a quarta per capire se è rimasto dentro o fuori. Tutto sta che il campione pugliese ha impattato a 53. Rimonta per quarta da 27. 53-27, ha battuto chiusura. Marcolin l'ha sbagliata, ha lasciato il fisso. Poi un tiro libero, parziale di 26-0 aperto per quarta. Attenzione col pallino. Marcolin si prende il pallino da 3, vediamo dove arriva il pallino. Rimane corto e vediamo dove si posiziona quel pallino. Forse fa comodo Andrea? Domanda. 4-3-7, può tirare, può prenderlo se lo prende vuoto. Se lo tocca può fare anche 5. Però se lo tocca grosso interno può fare anche 0. Se lo tocca grosso può fare anche 5. E invece lo tocca fine, fa 9, chiude. Mamma che partita. Grande risposta di quarta. Mamma mia, che partite. Pubblicità per noi. Una partita che ha trovato un po' nei, come si dice? Due partite
due partite curiose, perché sì, effettivamente la prima era più di quarta, la seconda sembrava proprio andasse verso Marcolin, però se proprio quello che deve avere un po' più rammarico è sicuramente Paolo. Sì. Tra l'altro quarta con una voglia di vincere addosso incredibile. Manda il replay del tiro di chiusura di quarta per cortesia, Fabian. Guardate cosa fa con la mano, Come dire, e vai, ce l'abbiamo fatta. Anche perché insomma era un bel set da vincere, era 53-27 Gianluca, quindi la soddisfazione di aver completato una rimonta. E Marcolin, guarda cosa ha tirato fuori adesso di steccata. Per niente non realizza 13 punti. Che meraviglia di steccata, Paolo. Io volevo sottolineare un'altra cosa. Della voglia di vincere che ha sempre questo giocatore, che è semplicemente il giocatore più vincente di ogni tempo, e non so quando si arriverà a poterlo eguagliare. Sì, ci si arriverà. Innanzitutto deve nascerne uno di 20 anni che comincia a vincere a 20 anni. A 20 anni, A 20 anni, perché quarta ha cominciato a vincere a 20 anni, dal 2003. 2004, 2005 mi sembra sia il primo, nel 5 ha vinto la prima, o nel 2004. E quarta. No, canzo questa, visto? Si sono messi a ridere entrambi perché era passato in mezzo, però poi il birillo che era già caduto ha girato intorno al castello e poi è andato a battere il rosso. Vedete quel birillo, tac, era passato in mezzo e l'ha buttato giù dopo. Quarta ha guardato Marcolini e ha detto non so se chiederti scusa. Giustamente Marcolini gli ha detto vabbè, ma eri passato in mezzo, lo dovevi fare. E Paolo gli risponde con uno sponde palla intestare da 6 punti, lo stesso angolo dove aveva, dello sponde palla con cui aveva chiuso il primo set. Grande fair play tra i due, sì, c'è tanta amici, stima e tanta amicizia. Sì. 14-8. Perché ti fidi male questa a mettergli su quella diagonale lì? Come fai a mettergli l'effetto? Tanto effetto. Cioè, devi averlo proprio a mente, devi averlo provato benissimo, se no non ti viene di mettergli l'effetto. Infatti si prendono tutte così. Già sì, meglio di prima, però... Qua vedi il giocatore d'esperienza, vedi come abbassano le forze sapendo appunto di terminare con la corsa sul largo della palla avversaria. Se riesce a scambiare, una bella uscita questa del giocatore di Sesto Calende. E qui deve stare attento, perché andare largo significa prendere il pallino. E lui sta giusto. Si prende un buon birillo. È un buon 2 questo. Costringe Marcolin ad andare di 3. Sì, il 5 ostacolato dal pallino sarebbe una diagonale più naturale. No, forse ci potrebbe anche essere, ma ha poco senso rischiare il passaggio. Una 9 questa battuta, manda pure lo strator in diretta, quindi una traiettoria prossima a questa. Decide di allungarla. Attenzione, vediamo dove arriva la bianca. Arriva al posto del rosso. Guarda, se non la vede di prima per bere 2 o 4... No, tra l'altro dovrebbe bere anche solo 2.
potrebbe anche non bere, Nico. Nel frattempo è caduto qualcosa, o qualcuno. Spero che sia qualcosa e non sia qualcuno. Ci rimette 6 Marcolin. Bricolla di mezzo effetto. Un terzo addirittura, la tocca appena, quindi batte nel diamante. Ma verso il centro con la battente, buona la manovra di Paolo. Comunque match molto equilibrato. Candela, Iarina ha fatto una contro la fortuna da 8. Sì. E replica una bella candela d'effetto anche qua con Marcolin, perché realizza il pallino da 4 e forse non riesce a coprire, quindi non lascia il, non concede il giro a Marcolin. Ottima la forza, peraltro. Credo che Marcolin ci vada di prima a cercare la buca con l'altra, se nel frattempo fa il pallino da 4 tanto marca. Meglio, se non lo fa invece va di calcio. Era tanto staccata, allora si vedeva più attaccata. Era tanto staccata, ma secondo me entrare più di così era impossibile. Sai che secondo me ha giocato il calcio, ma per fare lo sfaccio, sfaccio 4. Non so se la... Ma non la sbagli di così tanto, Giorgio. Ma... Guarda questa tendenza sullo scarto, prende subito il pallino che non era sulla traiettoria del filotto, getta il pallino dentro. Tendenza che hanno avuto un po' tutti. 7 in totale per quarta, 31-18 il parziale. Marcolina qui la deve mirare interna per fare il filotto di prima, deve prendere un rischio relativo, fa solo 2 all'andata, forse farà il pallino al ritorno, ma non è detto. Rientra troppo la biglia di quarta, quindi non realizza neanche il pallino da 3 e concede al cannibale uno sfondabiglia. Buon ingresso per Andrea, un buon 2. Ottima la forza. Comunque guarda, un nostro utente ci chiede: potete spiegarmi come mai Paolo ha deciso di giocare quel 3 sponde con quella velocità? Effettivamente sono stato strano anche a noi, ti dico la verità, non pensavo che la velocizzasse così tanto. Bravissimo intanto Marcolina, ancora a segno in quell'angolo. Io la butto là, la tendenza, l'abbiamo detto, di questo, del trasponde di calcio su questo tavolo è quello di allungare e magari allungare in un modo che i giocatori riescono a controllare poco di battuta numericamente. Quella forza lì, soprattutto se la battuta è rivolta verso l'angolo, tende a schiacciare, quindi a chiudere molto la traiettoria. Però non era verso l'angolo, appunto. Cioè... E probabilmente lui ha detto: va bene, se aumento la forza chiaramente la palla mi si chiude e quindi cerco questa come strada per trovare una linea corretta. Chiaramente la finalità del tiro, tanto però sta dipingendo sugli sfondabiglia, sì, Marcolin l'ha capito perfetto questo angolo. Paolo realizza 5 punti, una media straordinaria sugli sfondabiglia, tra l'altro non semplicissimi, vicino all'angolo da chiudere. La finalità del tiro, concludo, era quella chiaramente di spingere la palla di quarta dopo avergli fatto attraversare il castello alla sponda corta. Quarta trova anche punti su questa garuffa, quindi piano piano sta riuscendo a mettere a posto anche questa. Tanto passa vicino alla nostra postazione anche Michelangelo Aniello, pronto per la prossima semifinale. Lo vedrà impegnato contro Achille Mignolo e anche Marcolin. Ha chiesto scusa, però secondo me avrebbe fatto i 4 che ha fatto quarta, non sarebbe tanto andato più lontano da quella marcatura. Eccolo qua Michelangelo Aniello,
insieme alla moglie. Li stanno facendo praticamente a tutti i colpi, anche di 5 sponde quarta, era la prima 5 sponde che tirava in questo match. Rimane corto Marcolin, concede questa opportunità per quarta che può fare anche il pallino da 4, fa 12, vediamo 10 sul castello, fa anche il pallino, 14 in totale. Che male. Questa è la conclusione che spacca l'equilibrio che si era creato con tutte queste conclusioni di calcio, con tutti i bot e risposta di calcio che hanno fatto. Marcolin, vediamo se rimaniamo nel mood di questo incontro e si va comunque verso un finale thriller. Se prende questo giro bene, giro per Marcolin leggermente sullo stretto, non realizza alcun punto. Vediamo la forza del tiro per non concedere uno sponda palla. Eh sì, perché il pallino sicuramente chiude la strada della corta. La lunga veramente impegnativa. Guarda la ricerca anche di un pallino che potrebbe portarla a 56, sarebbe importante per lui. Ha preso il punto marcissimo. Se sì, preso la lunga sarebbe andato verso il pallino. Però sono convinto, Gianluca, che questa non lo so se la ritirerebbe. Che si può rimanere anche peggio di così, fondamentalmente. Ritirarla no, assolutamente. Questa aprire è roba dura. Porta via il pallino, vediamo se si apre la gialla. Per pochissimo non l'apre a filotto. Una steccata maiuscola da parte di Marcolin. Fantastico Marcolin. Che fiondata. Fantastico. Che fiondata. Per un niente non realizza 14. Ci ha messo dentro 20 km di stecca dritta. 5 sponde per quarta che la intercetta di 5, passa vicino al pallino da 3, si guadagna al centro. Bellissima risposta anche di Andrea che non concede alcunché. Hai visto l'uscita di Paolo di steccata? Infatti secondo me è la più bella steccata dell'incontro, è stata quella. Sì. Vediamo se tiene in difesa questa palla. Vediamo quanto va al centro la biglia bianca. Credo che quarta abbia a disposizione lo sfaccio. Sette a chiudere per il cannibale. E quarta la prende scarsa, attenzione, cade in errore Andrea. Ma la vedeva così tanto questa biglia? Eh sì, pesa scarsa Gianluca. Concede un'occasione a Marcolin. Questa così la ragionavi male, perché su una sponda che inchioda tanto, sì, te l'aspetti poco che ti spacchi. Che ti, esatto. Questa non è semplice da mettere a posto. La deve tenere di lunga centro. Non penso riesca a incrociare. Marcolin invece riesce bravo, invece a incrociare, bravo. 10, tutto sta all'impatto col pallino. Vediamo che impatto viene fuori, 13 punti. Si mette a 56, ma quarta ancora una chance per chiudere questo incontro. Vabbè, il mood l'abbiamo chiamato. È arrivato, finale thriller anche questo. Eh sì, su un biliardo che sgancia così, è stato sul 2 fuori, quindi è riuscito a incrociare. Che 7 sono tanti. Per me tira sventaglino per il 4 e 3. Cosa sei lontano. Lo so, però non vuole inchiodare qua, probabilmente. Secondo me tira sventaglino. 4 ci sono, gira no, dietro al pallino, incredibile, incredibile. Ma chi l'ha scritto questa? Chi l'ha scritto il finale di questa partita? Mamma mia, cosa aveva trovato? Che steccata! L'aveva spaccata questa. Questa l'aveva spaccata. Mamma mia, quanto ci è passato da quel pallino. E poi dopo a Marcolin mancano ancora 4 punti, che non sono pochi.
Certo, di sicuro Paolo qui la deve ragionare, che o chiudo o perdo. Marcolin di striscione. Vediamo se prende la corta, se prende la corta si può ancora salvare. Fa il pallino da 3. Si mette a 59. E quarta qua tira a girone. Non mi sembra che sia da 4. Anche 0. Mamma mia, ragazzi. Allora, partita non adatta ai deboli di cuore, questi, quindi chi... Ovvio, vediamo un po', Gianluca. E qua? Devi tirare l'angolo. Ma l'angolo, ma c'è l'angolo? Sì. Allora, dalla zenitale c'è, se la guardo dalla frontale no. Appunto, Marcolini ha dato una... Sì, da qua c'è. Ma Gianluca, mi sembra talmente piccolo. Ci lasci andare... No, a dargli una bella forza se il fa il pallino sul largo. Sta giocando qualcosa di colpo. Pallino da 4. Giocato il giro e chiude. Aveva anche il giro. Aveva anche questo, allora non si vedeva. Staccava tanto dalla lunga. Sì. Bravo Paolo comunque. Sì, chiusura non banale da parte di Marcolin, soprattutto sul 59-57. 2-1 Marcolin, pubblicità. This championship is being played with the new Aramet tournament set. Featuring a unique molecular structure, it guarantees razor-sharp precision and unsurpassed longevity. Unquestionably the best pool balls in the world, this set is available in a TV and a value pack version, as well as in the new My Aramith Range of Ball and Cue cases. Now you can bring and play with the best ball set everywhere you go. My Aramith, bringing new dimensions to your billiards experience. Che finale, mamma mia ragazzi, tre finali, il primo forse un po' più cauto, sì. ma il secondo set e il terzo set da paura. E siamo solo a metà. Siamo solo a metà e questa è una delle più belle partite della stagione, secondo me, tra l'altro. Stanno giocando al di fuori della palla davanti, dove hanno avuto qualche problemino. No, vabbè, comunque insomma hanno giocato bene anche lì, cioè ora è chiaro qualche... Io ho ancora negli occhi quella raddrizzata, diciamo mandi il replay della raddrizzata di Marcolin. A 53 Gianluca, quarta ha sbagliato una chiusura, come aveva sbagliato a 53 la chiusura prima al set precedente Marcolin. No, questo è quello di Marcolin. Ha fatto una roba eccezionale, partita gigliata qua. Sì, però quello a stecca alta, quello dove ha fatto solo 5, il precedente. Qui sì, l'ha fatta bella, però un biliardo che aggancia così tanto te ne dà la possibilità, perché puoi scarseggiare, quindi trovi lo scambio meglio. Precolla di Marcolin. Bella anche questa, con le biglie che si accompagnano entrambe al limite del quadrato centrale. Giro per Marcolin a ingaruffare. C'entra in pieno il castello, vediamo la forza se riesce a risalire con la gialla sotto i birilli. 8 punti, forse un po' timida difesa, ma sono 8 pesanti a inizio match. La risposta pressoché identica per Andrea Quarta, che ha un po' il rischio di quando si gioca il giro a ingaruffare. Vediamo se riesce a ingaruffare dentro, dal momento che non ha fatto lo stretto del castello come Marcolin, ma ha fatto il 6, quindi ingaruffa dietro ai birilli, ma faccio il cattivo davanti. Ma a parificare no. Ma sai,
quarta dopo avendo avuto l'indicazione di Marco Lin, secondo me era difficile infatti che lo tirasse. Infatti non ce l'ho con quarta, perché quarta come tolleranza se l'è presa anche buona, perché se fosse rimasto, se avesse fatto cambio palla, così andare sul lungo lascia un qualcosa di un po' più storto. No, Paolo, perché l'ha giocato a ingaruffare. Cioè, il biliardo arriva corto di fine corsa, no? Se gli dai la forza della corta, insomma. Poi c'è quarta di là, per carità. E qui, un errorino, ben giocata comunque, ma un errorino di Marcolin. Che comunque difende, costringe quarta ad andare dalla corta, sul pelo della palla bianca, dopo aver toccato appunto la corta, a scappare. E Andrea si prende questa porzione minima per guadagnarsi l'angolo. E gancio per Marcolin. Gancio anche la garuffa, anche la garuffa, bello. Non so se è la battuta, non so se vede la lunga. Marcolin non entra a sufficienza per marcare Birilli. Lascia una conclusione praticamente simile, un po' più impegnativa, di gancio per quarta, che sta sul largo, intercetta il pallino da tre, di cui avrebbe fatto volentieri a meno, e lascia una raddrizzata. Un errorino questo, ma si può valutare quella posizione lì. Sul gancio io, quando ho il pallino allacchito, qualche pensiero bruttino lo faccio ogni tanto. Forse non si dovrebbe fare. Via il filotto per Marcolin. Perfetto. Lunga, lunga centro con la battente. Realizza 10 punti. Torna in difesa dopo la terza passata. 3 passate e un quarto. Ai. E qui difetta nell'effetto quarta. Sì, non gli è partito proprio. Perplesso il viso del cannibale. Una guarda e poi la tira di Candela. Per me tira. Ci tira. No, tira. Ma ha tirato la raddrizzata o ha tirato lo sfaccio? Non ho capito. Per me ha tirato lo sfaccio. Se avesse tirato la raddrizzata l'avrebbe presa 17 metri. Però è partito l'effetto a sinistra. Gli è partito. No, volevo capire se gli vuole dare l'effetto a sinistra, a tirare la stretta, oppure fatto quarta, analizza 14 punti. Sperava di non farla rientrare così tanto, Andrea. Sì, nel frattempo Paolo, dopo rimpallo su quella conclusione a stecca alta, aveva trovato un rimpallo che gli aveva regalato 6 punti. Qui Paolo deve cercare di fare il pallino da 4 dopo l'appoggio della lunga, fermarsi in quella zona. Beh, non male fare questo. Esatto. Anche lui 14. Lo dico alla Toscana, posso? Fateli due birilli, ragazzi. Hanno delle medie. Ecco, faccio tirare Andrea, poi dico una cosa. Tanto Andrea, angolo di seconda a ingaruffare, qua troverà la gialla probabilmente. Ma no, ha ingaruffato. Vediamo se ingaruffa dentro. Ok, il terzo 14 di fila. Sì. 3-14 di fila era tempo, era da tanto che non li vedevo, forse non li ho mai visti. Insomma, ragazzi, fateli due birilli, esatto. Allora, qua era il discorso che abbiamo fatto tante volte, il fatto di saper anche fare pum. Si sono accorti che probabilmente c'è qualcosa che non va nel sistemare le biglie. Hanno quell'abilità lì anche di punto palla. Con una palla sola stanno tirando fuori le steccate giuste. È una forza anche quella. Viene fuori un po' sparacchiato il match, è indubbio, no?
però bisogna anche saperne giocare una soltanto, fa parte delle bravure del biliardo. Gira ad andare avanti per quarta, che dopo 2-14 realizza un 8, questa volta solo perché doveva battere un giro dove si poteva fare massimo 10. È stato leggermente sotto media. 38 in tre tiri, eh? No, 36 in tre tiri. Vabbè, media 12, perfetto. Mezza garuffa per Marcolin. Diamo la forza. Se fa anche questa, mi alzo e me ne vado, se lo dico. Alla Montereali è questa, eh? Questa la... Ah, ma non è detto che non rientri, eh? Non è detto che non rientri a filotto, Gianluca, perché l'ha giocata piano, quindi rientra di più. Fantastico quarta. È stato bello stare con te oggi in questa prova. Ci vediamo prossimamente. 44 in tre tiri. 44 in quattro tiri, media 11. 14, 14, 8, 8. Giro e pallino 4. Giro 4, sì, per stare anche dalla parte del pallino con la sua. Solo 4. Era uno scacco matto in 5 mosse. 5 mosse. Adesso qua Marcolin gli tira il paso doble a mettersi proprio a muro dietro al pallino. Anche perché non ha altro. Non è sperare di toccarlo il pallino e spostarlo. Se lo tocca e gli si solleva, diventa forza bella. Un po' corta. Che occhio, socio. Guarda com'è soddisfatto il mio socio. No. Era corta. Era corta. Dai, si vedeva. Secondo me è arrivata anche troppo vicina, ti dico la verità. Quarta come se non toccasse neanche a lui. Stavo dicendo la stessa cosa. Si salva così, in nonchalance. Stavo dicendo la stessa cosa. Ha tirata come tirare uno spondabilia di riposo, eh? La divisione. Veramente come se non toccasse neanche a lui. Dopo che ha fatto 14, Marcolin non ha più tirato. Ti rendi conto? Gli ha fatto dietro l'angolo in garuffa. E quarta. Chiude il quarto set. 2-2, signori. Una super partita di entrambi. Marcolin chiede la pausa. E in pausa audio direttamente dopo il replay andiamo anche noi. Godetevi prima la pubblicità e poi gli highlights. Nasce tutto dalla materia, un apparente mondo di possibilità, visto da pochi, per pochi. Quando qualcuno entra in quel mondo, con la mente e il cuore, si chiama artigiano. La materia iniziale diventa così un capolavoro di forza, resistenza, equilibrio. Non chiamatelo gioco. Il futuro del campione è scritto solo se fatto su misura.
Tutto pronto per la ripresa del quinto set. Emozionantissima questa semifinale tra Quarta e Marcolin. Tra l'altro nella pausa Marcolin mi ha chiesto: ma su quell'angolo mi sono spostato? E gli ho detto: non lo so Paolo, però secondo me l'hai tirato un tantino forte. Ma ha detto: in effetti forse se abbassavo la forza era meglio. Sì, quindi, insomma, il campione che sa riconoscere l'errore. Però anche io gli ho dato una giustificazione, perché aveva battuto 3 o 4 volte consecutive, aveva battuto bene. Gli ho detto: eri in piena spinta e ci sta magari di non fare quel pensiero, ecco. Marcolin, mamma mia, che subito fiondata sul filotto. Allora, secondo me uno dei più bei pregi di Paolo è l'obiettività biliardistica. Poi ha le sue convinzioni, lo sappiamo, però è troppo obiettivo nell'analizzare, nell'autoanalizzarsi. E che è un pregio di pochi, eh? Di pochi e non da poco. Sì, che questa sedia qualche discussione ce l'ha fatta fare anche con... non con tutti, ma con qualcuno. Con qualcuno. Poi, per carità, discussione, stiamo parlando di un gioco, di una specialità, di una disciplina e di biglie che rotolano, quindi... E poi soprattutto che ha talmente tante variabili. Però... non ultima quella della casualità e della fortuna, eh. Della positività, io la fortuna, come sai, sì, credo relativamente poco. Chiamala come vuoi, insomma. Però sì, me l'abbiamo sempre detto. Però questa componente un po' aleatoria, un po' mistica c'è. Certo. Diciamo sempre, no? Il nostro è un gioco che puoi non sbagliare mai e perdere. In un gioco di serie questo non può succedere, perché in un gioco di serie tiri finché non sbagli, quindi se non sbagli mai vinci sicuro. Qui puoi non sbagliare mai e perdere. Vediamo tanto se tiene dentro, vediamo se leva. Mamma mia, no, questo non è la giocata a tenerla, questo è un incrocio, sì, un po' curioso, incrocio magico. Vedi quello che ti dicevo prima, il giocatore, hanno visto che di seconda non riescono a quadrarlo, appena possono tirano dentro. Passo non si può dire. E qui è successo quello che, per evitare l'incandelo sul tiro di terza... Certo, la sforzi un po' più di seconda. Esatto, e può succedere questo, anzi, non è raro che succeda questo. Questo è di seconda, gioco forza, difficile la spallina qua. Sta incandelata bene. Vediamo se rientra di terza, addirittura rientra troppo di terza, però steccata in modo maiuscolo anche questa da parte di Paolo. Sì. La palla condotta lì sulle palle a incrociare, nella 10-12, una zona difficilissima da attaccare poi. Anche a vista, sotto misura quarta qua. Abbondantemente sotto misura, 26-6, con grande possibilità di Marcolin di allungare il passo. Di stretta Marcolin, 3 passate, tira bassa di forza per essere più preciso, ne realizza 10, si mette a 36 più 30 per Marcolin. Secondo me lui si voleva spostare ancora di più rispetto al diamante. La rimanenza vista con le palle entrambe attaccate, comunque da guadagnare. Più 30, 10 li ha fatti, restante adesso lo deve fare quarta. Sì, e forse deve non fare di 3.5 questo. C'è solo la forza della bianca incastellata per salvarsi qua. E quarta, tra tutte le cose belle che sa fare, compresa questa, che però non gli porta in dote 10 punti, però... Travezzino ha giocato in modo impeccabile. Sì, è riuscito ad arrivare lì
incandelando, perché ha incandelato perché gli è partito troppo colpo in testa e è riuscito ad arrivare lì. Se avesse abbassato di più il colpo, magari riusciva ad aprirla di più la palla, ma la sua sarebbe stata più lenta, quindi serviva proprio la forza con quella diagonale di mettersi sul rosso. Oddio, spingono tanto a ste lunghe. Marcolino, un tiro che fino adesso ha quadrato tantissimo, la bricolla a portare giù verso il basso. Questa volta non la gioca Berilli, anche forte di una protezione eventuale del pallino sul giro, che però in questo caso non sembra esserci, c'è la strada libera. Infatti. Però quarta non si fida, tira lo striscio, marca 4 punti. Vediamo se riesce a quadrare parzialmente. Non propriamente soddisfatto di questa conclusione, no. Andrea, perché difficile, non ha... era difficile fare la messa lì, eh? No, soprattutto era difficile spingere la tua attaccata a sponda corta. Agnello a osservare le gesta dei due giocatori nell'angolo di sinistra dell'inquadratura accanto a Nerella Muzzi e Paolo Scaramuzzi. Vediamo se riusciamo ad andare a prendere questa soggettiva. Eccoli lì. La presidentessa e il presidente. Prima sempre la presidentessa. Sì, eh? Il press e la press, come diciamo noi. Non si salva quarta, ma... parlato troppo presto, socio? Si salva. No, si salva. Si, si è salvato anche bene. Anche sì, è difficile. Tra l'altro deve stare attento Paolo. Alla forza più che altro. Perché più non che si... altro anche a dargli l'effetto, perché quel pallino lì potrebbe anche... intendevo questo sulla forza, perché sta dovendo aumentare l'effetto, stai sullo stretto. Sì, stretto. Però è dura da quadrare questo traversino, Gianluca. Più che altro può fare 3 e mezzo non è brutta, eh. Però può fare il pallino da 4 che gli scombina tutto. Quello era quasi scritto. E tutto sommato, insomma, Marcolin se le deve guadagnare. Prendetevi questo riferimento che è importante: quando il pallino è tra il 10 e il 15 della corta, lo fate quasi matematico. Che occhio, è leccato, ma l'ha fatto. Ascolta lì, il pallino lo... lo vedeva alcun cieco, però... No. Pallino 3 forse per Marcolin, di sfaccio, ci arriva di lunga lunga, vediamo se riesce a guadagnarselo. Se lo questo fa pallino. È buonissimo. Vediamo se lo fa. Bravo, a bacio, Paolo, fantastico, bravo, Marcolin. Capolavoro di Marcolin. Che bella partita, ragazzi. Bella semifinale, davvero. Gustosissima. Per palati fini. E quarta. Riesce a salvarsi con questo... 5 sponde veloce a intercettare la palla dopo 4. Mica era proprio semplice salvarsi qui, eh? No, semplice non l'aveva neanche visto in fotografia. Al volo di una, Marcolin, possibilità anche di realizzare il pallino costruendo un passaggio con la gialla. Vediamo quanto sviluppa la bianca, poco. Se avesse più effetto. Ma non poteva averne di più perché rimpallava con tanto effetto su quell'angolo lì. Sfaccia a girare di 7 sponde per quarta. Quarta ne realizza 10. Vediamo se la bianca risale in difesa e soprattutto come terminano le biglie. E qui fucilata di Marcolin, se vede l'incastro. No, non la vede. Come non detto. La vede l'incastro, Gianluca. E allora sponde biglia. Quarta non è arrivato per un niente a quadrare la posizione. Lasciato andare questa fucilata di 3 passate e mezzo. E Marcolin ancora di sponda palla, ne ha fatti una ancora valanga di sponda rosso. Palla Marcolin. 45-34. Sento quarta fa di tutto per riavvicinarsi a Marcolin, aveva 30 punti di svantaggio. Qui gli è partita un filo molle, non so fino a che punto. Sì, no, questa l'ha forzata. Sì. Gli è partita morbida. Marcolin, vediamo se giocherà il giro con possibilità di arrivo sul pallino.
bello anche questo, è bello anche questo. Due rossi per Marcolin. 13 punti, favoloso Marcolin, 58-34. Che livello stanno giocando. Dopo aver subito una rimonta quasi di 30 punti, appena avuto due chance Marcolin, è un 6 di sponda, palla 6 sponde per quarta, la prende scarsa. Chiede scusa perché per trova difesa. Una difesa insperata. No, ma non mi dirai mica che Valtra, che questa qua. Ma la vede, credo che abbia possibilità di fare un pallino. Da 4 si deve sostenere. Da 4 non lo fa di sicuro. Da 4 ha detto chiudo dopo. Sì. Secondo me ha detto chiudo dopo. Bisognava che giocasse un mezzo colpetto. Tutto effetto. Quarta palla. Una chance ce l'ha quarta. Tirargliela dietro, di misurissima. Ah, ha tirato il posto dopo, ma perché non ha tirato la finezza? Dice non c'era, Non lo so. No, se c'è il posto dopo, doveva prenderla, camminava tanto con la tua. No, con di giocarne una in finezza. Una sola, sì. Evidentemente ha percepito forse non di ce l'aveva. Correre troppo. Fianchetto di Marcolin, anche il pallino a largo. Il pallino dallo stretto, insomma questo pallino era messo abbastanza bene, era grossino. E chiude Marcolin 3-2. Marcolin, mamma mia, pubblicità. È andata quarta, 2-3 per Marcolin. Vediamo se riesce a salvarsi o se proporrà immediatamente a quarta un giro. Guarda, se non sei prolisso nella risposta, ti propongo questa domanda. Buongiorno soci, ma lo scatto o di quando si tira dipende dall'effetto, l'ha steccato o l'attrezzo? Non essere prolisso, perché dobbiamo seguire questo match. Rifammela. Lo scarto da cosa dipende? Dalla steccato o dall'attrezzo? Può dipendere anche dal panno, può dipendere anche dal cuoio. Ti posso dire, le steccate lente e lunghe vanno in scarto sicuramente, le steccate non acceleranti vanno in scarto. Se hai un cuoio un po' troppo morbido, mediamente va in scarto. Se c'è un settaggio scorretto della stecca, puoi andare in scarto. In scarto ti può mandare sicuramente il panno. E salutiamo anche, ci sta seguendo, Roberto Turlà, grande Roberto, uno dei capiscuola italiani della carambola, sì. Grande appassionato e grande divulgatore di questa disciplina. Abbiamo avuto l'opportunità di stare con Roberto al commento, che ci ha fatto una scuola rapida. Tra l'altro Roberto era a Garlasco per la prima tappa della Longoni Next Generation di carambola, insieme al suo grandissimo amico Marco Zanetti, insieme al figliolo. Al figlio, campione italiano in carica juniores. Mi è dispiaciuto, mi piace essere qua, ma sarei stato... Avrei voluto il dono dell'ubiquità questo fine settimana, insomma. Il volo di 2/4, la intercetta di sfaccio, vediamo se complice il pallino riesce a difendere o se lascerà un pertugio tra il pallino e i birilli. Sembra di sì. Marcolin ci prova. Ci credi? Ci prova. Tutti. 13 punti. Certo, qui effettivamente sfortunato quarta. Sì. Ha lasciato proprio la strada precisa tra birilli e pallino. E ha perso subito 13. Angolo traversato per quarto.
qui ci è rimasto male Andrea, perché difficilmente spostandosi così poteva uscire a un angolo così stretto. Bricolla di Marcolin, ancora Birilli. Sto dando un'occhiata alla classifica, quarta, anche se dovesse perdere e vincere la prova Achille Mignolo, che è secondo in classifica, manterrebbe lo stesso la testa della classifica, perché ci sono 43 punti. Stavo dicendo una cinquantina di punti. No, 44 punti di vantaggio, quindi ne prenderà 60 quarta se perde questa, Mignolo 100 se vince, quindi rimarrà di Sesto Calende, e qui apre bene con l'avversaria depositata nella buca di centro, come si diceva una volta. In quarta marcia. Questa biglia la prende anche Benino, solamente la prende proprio nel punto sfortunato. Era un angolo che si prestava, quando la palla è in buca di centro arrivi con un angolo così aperto, prendendo questa porzione di palla, la tua salta in mezzo. La nostra Valentina Spada pronta a cogliere l'immagine più bella di questo match. E disfaccio Marcolini, la solita tendenza sullo scarto, su questi sfacci. Intercetta grossa, vengono fuori solo due punti da questa conclusione. Sì, a suffragio di quello che dicevo prima, Marcolin che ha una steccata con profondità, con belle velocità, intanto quarta appena l'occasione, realizza 8 punti su questa sponda biglia, ha una steccata molto profonda con delle bellissime velocità, molto profonda, chiaramente è più soggetto ad andare incontro allo scarto. Marcolin rimane, no, buona, stavo sotto misura, invece buona. Bricolla per Andrea quarta, vediamo se starà sul tiro o se si disinteresserà praticamente dei birilli per stare sul largo e realizzare il pallino sicuro, la 2 che ho detto, però non gli è partita la forza, non li ha neanche guardati i birilli, ma non gli è partita la forza. Secondo me non ha tirato questa pallina 4. Nicola battuta l'ha impostata proprio larga. Sì, sì. Marcolin ne lascia un po' sul tavolo. Sì. Sai, il traversino di due passate, l'abbiamo detto tante volte, si presta a questo tipo di errore. Però è anche vero che lì c'era il pallino, non è che potesse fare tant'altro. Di tre, Andrea, l'abbiamo visto in difficoltà, cosa di ieri, anche difficoltà ieri. Anche ieri, sì, su questa conclusione. Ma non lui, ha la tendenza proprio a smollare di tre di calcio. Vedesi il trasponde di prima anche di Marcolin, pur tirato forte. E qui Marcolin ha 5 punti di vantaggio, deve assolutamente capitalizzare questa occasione. E ne lascia ancora troppi sul tavolo Marcolin. Per gli segnalaccio standard, questo qua. Per gli standard a cui ci ha abituato, soprattutto in questo match. No, più che altro perché questo. Il traversino di prima non mi sento di criminalizzarlo, perché, ripeto, quando si gioca di due passate. Però questa è un po' più grave rispetto ai tiri che aveva fatto fino adesso. Questo forse era più semplice. E ha proprio sporzionato. Perché poi dopo a quarta, se dai un'occasione in più. Parte una grande steccata a quarta. Una prova che trova una bellissima difesa. Ancora 5 punti di vantaggio per Marcolin, che si prende Tre birilli su questo gancio, quello che non ha fatto al tiro precedente, che era ragionevole pensare potesse fare, lo fa adesso,
in cui era molto meno ragionevole pensarlo. Quarta, fuori il braccio. Giù tutto. 12 punti per Quarta, che si mette praticamente in parità. Vediamo il termine corsa della Bianca. Mantiene perfettamente la difesa centrale. Bravissimo Andrea. Quarta ancora c'è e come. Guarda il mio viso, Sacio. Due a mo' di tre per Marcolin, che si salva egregiamente allungando bene il gioco, proponendo a Andrea una garuffa. Garuffa tiro. Dici, eh? Sì, secondo me sì. Garuffa dici, eh? Dici la vede, eh? Ma sì. Qui però ci va dalla scarsa. Cioè di seconda incrociare. Era... di ha seconda preso anche incandelare. L'ha presa addirittura grossa, lui la voleva più scarsa. Quindi ne aveva... Dici la vedeva, eh? La vedeva. Eh sì. L'ha vista. Cioè l'ha vista addirittura dalla grossa. Potato noi al fatto di... Sei un pochino, dai, socio. Sì, un po' sì. Effettivamente, effettivamente sì. Marcolin ad aprire. Ancora giù il rosso. Parcheggia la sua biglia nella buca. 8 punti. E si rimette di un punto sopra, sponda biglia per Quarta. Sponda biglia, forse ho parlato troppo presto. No, sponda biglia, dai. Oh no, no, va di angolo. Angolo sullo stretto, attenzione, questo potrebbe essere un errore grave per Quarta. Ha rimpallato, Nico. Non esiste questa uscita di stretta. Con questa angolazione sì. 39, forse è stato all'esterno del castello, ma sì. All'interno da dove nasce effettivamente sì. Anche la sua te lo dice che era rimpallato. Pochino ma l'ha rimpallato. Disfaccio Marcolin da andare sulla scarsissima. A incandelare dal centro, questa non è incandelata. Vediamo se... non concede uno sfaccio a Quarta. Al limite secondo me lo vede. Ho detto una guarda stupia. Un po'. La vede, la vede. Sì, sì. Poi tra il vederla e il farla. Quarta subito sul filotto. 10 punti. Si mette a 48. Ho detto una stupidata sull'angolo di Quarta. È pulito. Ma io non la, sono... la presa scarsa gli si è avvitato i colpi in testa, sì, sì. Pulito, pulito. Non, non va lì di rimpallo la biglia. Dici parte più veloce? No, parte più, sì, 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 chiaro. Non si ammazza così. 48-39, una risposta di Marcolin. Marcolin fa il filotto di seconda, vediamo se rimette tutto al centro. Fantastico Marcolin. Ma che scherzi davvero. Ma ragazzi, che ma sei partite tutte all'ultimo tiro. Quasi tutte all'ultimo tiro. Stanno giocando, comunque stanno giocando a medie davanti a medie folli. Su questo biliardo che abbiamo visto che su qualche... Tanto Quarta esce con grande classe di garuffa. Si prende il birillo che lo porta a 50. Qua deve stare attento alla forza alla su questa garuffa Marcolin, perché se sbaglia la forza di filotto e o di traversino o di giro. Bravo Paolo, bravo Paolo. Perfetta questa. Non era semplice tirare fuori sta steccata in questo momento. Eh sì, anche perché Quarta ne aveva fatto una garuffa prima che abbiamo messo davvero in difficoltà al volo Andrea. Uno dei cavalli di battaglia di Andrea e si vede, guarda come lo gioca. Fantastico Quarta. 4 punti a 54-47. Adesso sembrano un videogioco. Stavo pensando qua a Marcolin se va sull'ingresso, se va sull'accosto. Hmm.
è stato lì. Stata su questo ingresso. Bravo Paolo. Concede gioco forza una bricolla. Sai che la vede? Se lascia andare via il braccio anche qua, però mi butto per terra. Ma gioca lo sfaccio di una passata, no? Ma da come brandeggia, no. Questa era dura però, su questo tavolo era dura effettivamente, con questa sì, angolazione. Perché su un altro tavolo era molle. Aspetta, guarda un po' come aspetta, si mettono. Aspetta. Cosa giochi? Ora te lo dico. Io non dico niente. Che deve fare 14, giusto? Sì. Però come scarseggia per andare a 4 non fa più il filotto, secondo me. Però rientra. Batte filotto 4. 14 a chiudere Marcolino. Tutto per tutto. Il palino c'è e chiude Marcolin! Favoloso Marcolin! Mamma mia! Fantastici! Grande partita, complimenti a entrambi perché hanno fatto davvero una grande partita, un grande finale. Mamma mia che partita! Bravi! Che invidia! Meno male ci vanno loro a difendere i nostri colori ad Antalya. Sì, quei grande chiusura di Marcolin... Grande partita per entrambi, medie spaventose, guarda un po' in basso Marcolin, ma ragazzi, si può giocare peggio a biliardo. È vero, qualche difficoltà a trovare le steccate sulla palla davanti, su alcuni tiri di sponda delle medie veramente incredibili. Sono riusciti a ottimizzare il gioco rispetto al tavolo che avevano a disposizione, con alcune caratteristiche particolari, soprattutto quella di inchiodare un po' i filotti, e ci sta magari complice un po' di umidità. Comunque, che dire, un inizio di partita strana, doveva vincere un set uno, l'ha vinto l'altro e viceversa. Insomma, il bello del biliardo che ci ha emozionato oltre 3.000 dispositivi e quindi una quindicina di migliaia di persone. Intanto Nicola è con loro, a te Nicola linea. Come qui con Andrea Quarta, lo sconfitto di questa semifinale. Andrea, innanzitutto grazie a entrambi perché ci avete regalato davvero un bello spettacolo. Peccato forse un po' di rammarico sull'ultimo tiro, hai provato a chiudere, forse questo biliardo era difficile che ti potesse dare la chiusura. No Nicola, non è l'ultimo tiro, io non guardo gli ultimi tiri, io guardo tutta la partita, perché io non ho mai parlato male dei tavoli, cioè a trovare scusanti, però... Cioè, come tu ben vedi, io chi ha giocato, cioè, purtroppo su sti panni per me sembra impossibile giocare a mettere a posto di prima, perché si deve giocare con delle velocità che non esiste. Cioè, quindi uno gioca un raddoppio e paga lo sponde e palla, gioca qualsiasi tiro, paghi sempre un tiretto, hai capito? Però non vuol dire che Paolo ha giocato male, attenzione, però... Per me, valutando il match della partita, non è stata una bella partita, perché si è giocato a momenti, per come la vedo io, Nicola? Poi magari uno da fuori la può interpretare diversa, può dire quello che vuole, a me va bene uguale. No, chiaramente dall'alto della vostra esperienza sicuramente avete capito che fare e mettere a posto era difficile, chiaramente vi siete un po' più concentrati al fare. Non esiste giocare di raddoppio ad aprire, cioè, la biglia non apre proprio mai, cioè, devi prendere delle quantità che non esistono, hai capito Nicola? Cioè, poi io parlo per me, attenzione, poi uno riesce a giocare tanto di cappello. No, ma è una tendenza che abbiamo visto anche ieri, anzi forse ieri era anche più, nella partita di ieri sera era anche più accentuata, stamani un po' meno, però sicuramente c'era. È sempre uguale, soltanto che magari qualcuno al microfono, sai, tra virgolette, vuole fare bella figura, però siccome che io sono diretto nelle mie cose, mi piace dirle, per me... È un casino giocare così, ecco. Cioè non mi diverto, perdo ma non mi diverto perché non... Ma non mi diverto proprio, che devo fare? Comunque sicuramente nonostante questa sconfitta mantieni la leadership della classifica, c'è un'altra prova, diciamo nella tua Piemonte, perché è anche un po' tua la regione del Piemonte. Ma a me sinceramente Nicola sono partito che...
La sala Re d'Italia lo sa benissimo che ho detto mi accontenterei a vincere 2 o 3 partite, forse mi ha ascoltato qualcuno lì da lassù e ne ho vinte 3, ma io sono contentissimo perché gioco per la classifica, ecco. Comunque insomma un'altra prova e poi il gran finale di San Vezzano, quindi il bello deve ancora venire, poi tra poco l'esperienza proprio con Paolo e anche gli altri semifinalisti con la nazionale italiana, quindi un augurio insomma di rivederci presto alla prossima prova. Grazie. E poi in tutti gli altri appuntamenti. Grazie, un saluto a tutti. Prendiamo 2 parole al volo anche da Paolo. Paolo, sì, una partita un po' condizionata dal tavolo, però nel frattempo su questo tavolo avete badato, avete visto che c'erano delle difficoltà per fare e mettere a posto, chiaramente dall'alto della vostra esperienza, dall'alto della vostra colpitura, di birilli ne avete fatti tanti, ma chiaramente insomma ne avete anche concessi. È venuta fuori una partita un po' di gioco aperto. Io sono d'accordo con l'analisi di Andrea. Questo biliardo è un biliardo molto difficile perché ci sono delle proporzioni delle corse che sono sfasate, soprattutto sul raddoppio e io ho notato anche sul traversino, cioè come smolli il tiro te lo apre, se indurisci un attimino la mandata del tiro te lo chiude. Diversi sono stati fatti gli errori a causa della sofferenza, questo come lo gioco, questo come... Diciamo che si poteva giocare meglio a biliardo, questo sicuro. Comunque di sicuro i nostri amici, i nostri telespettatori si sono divertiti perché hanno seguito tutti i 7 molto avvincenti, anche un po' drammatici a perdere, gioiosi a vincerli. No, divertiti forse perché cioè è una parola giusta se vuoi vedere saltare i birilli, ma non per il gioco del biliardo. Al biliardo non si gioca così. Più che altro molti avvincenti, insomma, molto, molto, con molto pathos, soprattutto negli ultimi tiri. Va bene, ok. Allora, Paolo, sì, va bene. Ho una domanda. Una domanda di Gianluca. Dimmi, Gianluca. C'è stato un trasponde di calcio che ci ha incuriosito per una forza che hai dato, noi abbiamo stimato per tenere chiusa, per far chiudere meglio la palla, l'hai presa larga, hai bevuto 10, come mai hai dato quella forza? Mi stava chiedendo sul quel trasponde di calcio che ti hai allungato, dove praticamente poi l'hai presa quasi piena e sei andato a bere il birillo rosso da solo, ti chiedeva Gianluca il motivo per cui hai dato quella forza. Ho dato quella forza perché la terza sponda d'arrivo smolla e quindi non mi fido a giocarla di misura, preferisco allungare il tiro. Ho bevuto 10, va bene, cioè 10 è tanto. No, ma al di là della bevuta, no, per capire. È la forza, ho giocato con quella forza perché quella sponda lì, la terza sponda d'arrivo, smolla, a differenza di questa che ribatte il tiro. Quindi pur conoscendo abbastanza bene quell'uscita, non mi sono fidato su giocarla su una forza ridotta. Sì, per farla chiudere. Quindi, avevi preso anche questa, Gianluca, non ti scappa niente. E allora ti ridò la linea e prenditi l'applauso dato perché avevi preso la scelta di Marcolino. Grazie, grazie. Che dire, l'analisi dei due giocatori non fa una piega. È normale che... Ci ho messo una cosa in più dicendo si sono adattati al meglio per quello che potevano fare potenzialmente. Paolo ha detto una cosa importante, sì, a biliardo non si gioca così, in effetti a cose normali non si gioca così. Qui bisognava giocare in questo modo, sicuramente hanno tirato fuori comunque doti di colpitura a una palla sola eccezionale. Che non siano riusciti a mettere a posto, che abbiano preso tanti rimpalli di terza, che non c'era la possibilità di dominare delle corse, è un'evidenza. Quindi speriamo che nel divenire queste cose si possano mettere a posto. Non mi sento di dare colpe assolutamente al montatore, che è Maurizio Landolfo, perché penso che rispetto agli strumenti che ha a disposizione faccia il massimo. Ma vabbè, poi non vedo grandi cali, non abbiamo visto grandi cali. Nel frattempo c'è anche l'ambiente, c'è l'orario, insomma, ragazzi, il biliardo è un attrezzo sensibile, è un campo di gioco sensibile
E secondo me ora sono entrambi troppo critici. Ora chiaramente in intervista non ho voluto ribattere, figuriamoci se mi metto a ribattere ad Andrea, soprattutto insomma dopo una sconfitta che è un po' bruciante. Però, ma ecco, se rivedranno la partita vedranno anche dei cenni positivi. Secondo me sono stati anche abbastanza critici con loro stessi, perché rispetto alle condizioni che c'erano, che ci sono, secondo me hanno giocato un bel biliardo, cioè hanno fatto una vagonata di sponda palle su tutti gli angoli, cioè, hanno fatto dei tiri belli. Ecco, ce l'hanno fatta per le potenzialità che aveva il campo di gioco, ce l'hanno fatta a fare il hanno meglio. Hanno fatto sempre 10, poi sì. Dici giocano una palla sola, ma si può giocare anche una palla sola e fare due e rilasciare il tiro comodo e si poi può, lo sbagli e poi rifai due. Insomma, questi nel frattempo facevano sempre 10 e 12. Insomma, è chiaro che non veniva bene di tre passate e mezzo a risalire, a non lasciare sponda palla, a incandelare di terzo. Però insomma, i tiri li hanno fatti tutti, ci sono delle partite che ne hanno fatti 1,60 e 1,45 che sono durate 8 minuti. Chiaro. È venuto fuori una partita a gioco aperto, però è venuta anche fuori una partita molto appassionante, perché tutti i finali di sette tiratissimi, sbagli una piccola cosa sulla chiusura e l'altro ti recupera 30 punti. Insomma, è venuta fuori una partita vincente, secondo me. È chiaro, poi finita la partita chi perde ci rimane un po' male, però ecco, poi quarta mi dice non vedo l'ultimo tiro, però insomma l'ultimo tiro a Marcolin manca 13 e a lui manca 54, manca 6. Ma viene da pensare quante volte Andrea abbia fatto 10 su quell'esecuzione. Sì, lo so, però magari in quella condizione lì, quel tiro lì su quel biliardo che te ormai conosci perché ci stai giocando da 6 partite, sai poteva che ha delle medie basse, capito? Poi se non hai più voglia di soffrire perché non ti stai divertendo, lui è stata una sua missione, ha detto non mi sono divertito, quindi ci sta che la voglia di soffrire, però, non divertendosi molto tenda a però mancare. Lì si può tirare un po' un passaggio, si può tirare quello sfaccio a portarla in buca che la fai meglio, verso il pallino. E quindi se non fai niente non lasci 14, insomma, capito? Quindi poteva, ecco, secondo me quarta poteva con un po' più di voglia di fare una rinuncia, arrivare alla bellissima, alla poi bene. Vincere o perdere è lo stesso, perché tanto a lui cambia poco, sia per un discorso di classifica sia per un discorso di palmarès, però ecco. Sì, ma la voglia di vincere ce l'ha sempre. La voglia di vincere ce l'ha sempre, però diciamo gli è andata un po' via, ecco, durante la partita, perché magari ha visto non sistemarsi Biglia, che effettivamente aveva tirato bene, però ecco, effettivamente se la rivedono non hanno giocato male, anzi. Cioè, credo che abbiano giocato bene. A tratti sono stati spaventosi entrambi, quarta per un verso e Marcolin per un altro, quindi insomma secondo me sono stati anche averne di semifinale così. Sì. Io però, che sono un positivo di natura, caro socio, dico speriamo che in seno alla nuova federazione, alla FISB, ci possa essere la possibilità di un'attenzione particolare verso gli strumenti, i panni, le biglie e quant'altro. E noi, la mia positività è che ce l'abbiamo fatta da qua a trovare una bilanciatura eccezionale delle seggiole, non delle stecche, per cui siamo sempre più comodi e ci godiamo in prima fila lo spettacolo che ci offrono questi giocatori. Noi vi diamo l'appuntamento alla prossima semifinale tra Mignolo e Daniello, mezz'ora. Tra circa una mezz'oretta, quindi vi aspettiamo qua su Billiard Channel, il canale del biliardo. A dopo.